La festa del cioccolato in Piazza del Popolo ha conquistato anche quest'anno migliaia di ravennati, turisti e maratoneti. L'ottava edizione di Arte Cioc non ha deluso le aspettative degli organizzatori che a manifestazione conclusa si dicono soddisfatti. Ravenna è una delle migliori tappe dell'intero tour. Direi molto bene, abbiamo sentito un po' anche tutti gli espositori, siamo tornati alle prime edizioni di Ravenna. Questo per significare che è una manifestazione che continua ad essere una delle migliori tappe dell'intero tour. Sabato e soprattutto anche ieri una marea di gente ha invaso Piazza del Popolo. Ovviamente anche l'abbinamento con la maratona ha contribuito a portare gente a Ravenna e questa si riversa nei negozi, si riversa alla festa del cioccolato e quant'altro la città può offrire. Direi che la collaborazione e l'organizzazione da parte di Confcommercio Ravenna, del Comune e la nostra ha dato dei risultati insperati. Poi il tempo ci ha messo sicuramente del suo, ma veramente è un grandissimo risultato. L'aumento di partecipanti è sicuramente dovuto anche al fatto che le famiglie maratoneti sono venute a visitare Arte Cioc, quindi adesso dirle se ha contribuito al 10% piuttosto che al 20%, questo non lo sappiamo, ma l'aumento del flusso turistico potrà essere dato sicuramente da una variazione della campagna pubblicitaria che abbiamo fatto quest'anno, ma anche la partecipazione delle famiglie di maratoneti. Si pensa già alla prossima edizione? Beh, sicuramente noi quando terminiamo un'edizione nella città partiamo già con l'organizzazione dell'anno successivo. Le posso già dire che per il tour 2016-2017 è quasi completo, quindi per dirle come lavoriamo, perché ovviamente non si improvvisa più nulla nell'organizzare gli eventi.